capire la storia di San Giovanni in Laterano bisogna scendere di livello. A circa 10 metri dal pavimento dell'attuale basilica c'è quello che vedete, questa area archeologica che corrisponde agli spazi dell'antica caserma dei Milites Singulares. Chi erano i Milites Singulares? Erano la cavalleria pretoria, cioè al servizio dell'imperatore, istituita da Settimio Severo, dall'imperatore Settimio Severo all'inizio del III secolo. Era, oggi diremmo, una truppa di élite, mercenari selezionati, arruolati nelle province più periferiche dell'impero. Erano soldati professionisti che non parlavano latino, quindi non fraternizzavano con la popolazione e avevano qui la loro caserma, una caserma molto grande, di cui restano qui le vestigia archeologiche che voi potete vedere. Aveva un'estensione di circa 5.000 metri quadrati, mezzo ettaro. Ci vivevano un migliaio di uomini, un migliaio di soldati con i loro cavalli, naturalmente, più gli inservienti, gli stallieri, gli armieri, gli impiegati di fureria, quelli che organizzavano il servizio. In tutto almeno 2.000 uomini erano sistemati nello spazio che vediamo. La cavalleria pretoria, conosciuta come Milites Singulares, ha avuto una storia abbastanza infausta perché al momento in cui Costantino prende il potere, siamo all'inizio del IV secolo, i loro ufficiali scelsero la parte sbagliata. Si misero non con Costantino ma con Massenzio, l'antagonista, il rivale di Costantino. Quindi dopo la battaglia di Saxa Rubra, che vide la definitiva sconfitta del partito di Massenzio, Costantino, non fidandosi più della lealtà di questo corpo militare di élite, decise di sopprimerlo. E quindi la cavalleria pretoriana dei Milites Singulares si viene abolita, la caserma viene chiusa e al suo posto Costantino concede ai cristiani il privilegio di costruire la loro chiesa. Quella chiesa destinata a diventare, appunto, come tutte le iscrizioni latine recitano, caput et mater ecclesiarum omnium, testa e madre di tutte le chiese, perché qui era la sede del Papa di Roma. Questa è la storia di San Giovanni in Laterano alle sue origini militari. Siamo qui in cima al Colle Laterano, di fronte a quello che è l'ingresso minore, e tuttavia quello più noto, più conosciuto della Basilica Lateranense. Siamo al centro di una formidabile sistemazione urbanistica voluta da Papa Sisto V alla fine del Cinquecento. Alla mia destra c'è questo immenso obelisco, più di 300 tonnellate di peso di granito egiziano, che si trovava in Alessandria d'Egitto
e che fu portato dai Romani attraverso il mare Mediterraneo e poi il Tirreno fino alle foci del Tevere per ornare il Circo Massimo. Fu Sisto V alla fine del Cinquecento a volerlo qui. In asse con la facciata minore della Basilica di San Giovanni, vicino al battistero nel quale la tradizione dice che era stato battezzato Costantino, e basterebbe leggersi l'iscrizione in latino che Sisto V fece mettere alla fine del Cinquecento alla base dell'obelisco per capire tutto. Costantinus per crucem victor, Costantino che vince grazie alla croce e che grazie alla croce propagavit la religione di Cristo in tutto il mondo. Siamo nella loggia di San Giovanni in Laterano, la loggia che guarda la piazza e che l'architetto di Sisto V, alla fine del Cinquecento, Domenico Fontana, con grande intelligenza storica ha voluto mantenere, riproporre nella sua forma tradizionale, quella con cui era conosciuta fin dal Medioevo. La loggia dalla quale il Papa si affacciava per benedire il suo popolo. E vale la pena di ricordare che proprio da questa loggia, regnando Papa Bonifacio VIII Caetani, è stato indetto nell'anno 1300 il primo giubileo. Oggi noi colleghiamo il Papa di Roma con i palazzi apostolici, con la Basilica di San Pietro, ma c'è stata un'epoca che è durata parecchi secoli e quali il Papa abitava qui. Qui c'era il Patriarchion in greco, cioè la sede del Patriarca, del Papa. Qui c'era il Battistero, e c'è ancora per fortuna, nel quale la tradizione dice essere stato battezzato Costantino. Quando l'imperatore già pagano decise di farsi cristiano. Di fronte a noi, proprio in asse con il grande obelisco, e questa è una geniale idea urbanistica di Papa Sisto V e del suo architetto Domenico Fontana, c'è la Basilica di Santa Maria Maggiore. E qui c'è anche, e lo vedremo, un altro luogo che è stato nei secoli ed è ancora oggi oggetto di speciale devozione, cioè la cosiddetta Scala Santa. Questi sono i luoghi identitari del luogo che chiamiamo il Colle Laterano. Sono entrato
nella Basilica di San Giovanni in Laterano, entrando dall'entrata laterale, quella che corrisponde al grande obelisco. E subito, entrando qui dentro, uno capisce la sontuosa decorazione di gusto barocco che caratterizza oggi questa chiesa, no? Marmi policromi, stucchi, dipinti di vari autori. Molti architetti hanno lavorato per progettare e costruire tutto quello che vedete. Come fosse la chiesa di Costantino, noi possiamo solo recuperarlo attraverso le testimonianze, attraverso i documenti, ma della chiesa di allora è rimasto ben poco. Quello che vedete è una chiesa che ha un aspetto tardo cinquecentesco e seicentesco. Fra le grandi basiliche romane e quelle che sono oggetto della peregrinazione giubilare, solo Santa Maria Maggiore ha conservato l'assetto della basilica a tre navate che gli aveva dato Costantino, non questa. Comunque, giriamo intorno al ciborio della Basilica Lateranense. Vediamolo le colonne in preziosi marmi romani di riutilizzo, di recupero. Notiamo gli affreschi che appartengono alla scuola romana del 400 fra Antoniazzo Romano e Fiorenzo di Lorenzo. Davanti a noi, in asse con il ciborio, c'è la chiesa vera e propria nella sua redazione moderna, attuale. C'è stato un grande regista, se posso chiamarlo così, un grande arredatore dentro San Giovanni in Laterano. Era Francesco Borromini, l'antagonista di Gian Lorenzo Bernini. Francesco Borromini è quello che ha dato all'interno della Basilica di San Giovanni l'aspetto che vediamo. Soprattutto è suo il decoro di stucchi bianchi, le ghirlande che sovrastano le navatelle laterali, gli angeli con le ali incrociati che popolano tutte le navate minori della chiesa. Su questa raffinata intelaiatura di Borromini poi sono intervenuti grandi scultori romani del 600 e del 700, Rusconi, Legros e altri, che hanno scolpito le grandi sculture che stanno a destra e a sinistra della basilica per chi entra, e sono gli apostoli. Non è senza significato questa scelta iconografica.
questa è chiesa papale, questo è l'altare del Papa, il ciborio che lo marca, lo caratterizza, lo definisce, e a destra e a sinistra ci sono quelli che hanno testimoniato la Chiesa di Cristo nei Vangeli, cioè gli Apostoli. Vi ho detto che questa è la Chiesa del Papa e quindi deve avere un trono per il Papa. Lo troviamo in fondo, qui, proprio nell'abside. Quest'abside nella quale io sto entrando, che è foderata di marmi policromi e di mosaici e che merita una particolare attenzione, perché quello che vedete, questo grande mosaico, è stato, come dire, spostato dalla sua collocazione originaria, restaurato, in parte rinnovato, alla fine dell'Ottocento. Tutta l'abside è stata modificata in quell'epoca. E tuttavia quello che resta dell'antico mosaico è ancora oggi è ben visibile, una testimonianza della grande arte musiva romana di Pieno Duecento, l'autore di questo mosaico molto restaurato, molto rinnovato. Tuttavia è Jacopo Torriti, uno che lavorava più o meno negli anni in cui comincia a lavorare ad Assisi Giotto. Vedete, quello che rappresenta questo mosaico è ben evidente: il trionfo della croce di Cristo, dei suoi santi, e c'è anche il committente in ginocchio, il Papa dell'epoca, che offre quello che vedete alla gloria di Cristo. Naturalmente questo è il cuore liturgico, simbolico e storico della Basilica di San Giovanni in Laterano. Quella che è stata, lo abbiamo detto più volte, la chiesa delle chiese, prima che ci fossero i palazzi apostolici in Vaticano, il Papa abitava qui. Questa era la sua chiesa e i pellegrini dai quattro angoli del mondo arrivavano qui, in quella che era la Mater Ecclesiarum Omnium, la madre di tutte le chiese della cristianità. L'antica basilica di San Giovanni Laterano era governata, era custodita, amministrata da una comunità di monaci benedettini, e questo era il loro chiostro. Realizzato nei primi decenni del XIII secolo, 1220-30, da questa ditta romana, chiamiamola così, molto importante in quegli anni, che era quella dei Vasselletto. I Vasselletto e i Cosmati erano i protagonisti delle manifatture romane nell'alto e medio medioevo. Bisogna pensare che Roma è stata per secoli una vera e propria cava sotto il cielo. C'era di tutto fra le rovine romane: marmi di Carrara, marmi greci, c'erano porfidi, c'erano marmi africani, verdi, rossi. Tutto questo era a disposizione di chi la prendeva, di chi la sapeva lavorare. Se voi vi guardate intorno, vedete che tutte le tarsie musive sono fatte con materiali
recuperati dalle rovine romane, quindi il rosso porfido, il verde, i marmi africani, il serpentino, il marmo bianco, che in gran parte veniva poi cotto per produrre la calce. Ripeto, siamo in un'epoca nella quale la memoria dell'antico vive ancora. Alcune di queste colonnine che scandiscono il perimetro del chiostro sono di recupero, sono di riuso, sono materiali romani messi accanto a colonnine tortili scolpite per l'occasione. Provate a immaginare cosa era l'Ager Lateranus, il luogo nel quale ci troviamo, questo colle di Roma, quando tutta la Basilica, ne vediamo questo lato ancora leggibile, nella sua struttura medioevale, assomigliava al chiostro detto dei Vasselletto. Qui c'era la Basilica, c'erano i grandi monumenti di Roma, le mirabilia che i pellegrini volevano vedere, per esempio il grande cavallo di bronzo, quello che noi conosciamo come il Marco Aurelio, che fino a pochi anni fa stava nel centro della piazza del Campidoglio, fu il Papa Paolo III Farnese a portarlo lì, ma una volta era qui, nell'Ager Lateranensis, insieme alla lupa, insieme allo spinario, insieme alla testa colossale di Costantino. Erano i signa imperi, erano le testimonianze della grande civiltà romana che i papi custodivano proprio qui, accanto alla loro chiesa più importante. Tanto è vero che a un certo momento un papa, Sisto IV della Rovere, nel 1471, queste cose, la testa di Costantino, la lupa, eccetera, volle consegnarle al popolo romano ed è allora, come sapete, che nascono i Musei Capitolini. Quindi era veramente l'Ager Lateranus, lo spazio intorno alla basilica più importante della cristianità, uno dei luoghi più attrattivi del mondo. In certo senso era il cuore delle Mirabilia Urbis. E come era fatto il Laterano di allora, lo potevo capire dentro questo armonioso, melodioso chiostro dei Vasselletto, inizio del 200. Potete anche capire, guardando tutto intorno i materiali lapidei attaccati alle pareti, quanto materiale antico, romano, epigrafi, frammenti di sculture sono stati recuperati in questa zona. E con la visione dell'antico San Giovanni in Laterano, come era, come sicuramente era, come doveva essere al tempo dell'indizione del primo giubileo, al tempo di Bonifacio VIII Caetani, lasciamo appunto il cuore medievale di San Giovanni in Laterano, il suo chiostro progettato e realizzato dalla ditta romana dei Vasselletto. Siamo sotto le ghirlande, le elastiche ghirlande in stucco di Francesco Borromini in alto, i suoi cherubini con le ali incrociate, e dietro di me c'è questo piccolo affresco molto consumato, molto logoro, tradizionalmente attribuito a Giotto. Ma
È importante quello che c'è scritto in latino. Dice che questa è la iconica imago Pontificis Maximi Bonifaci Octavi, Jubileum Primum Indicentis, cioè il Papa Bonifacio VIII, quello che Dante Alighieri detestava, come tutti sapete fin dagli studi delle scuole, della di scuola. Bonifacio VIII nell'anno 1300 ha indetto il primo giubileo, e Giotto, che lavorava in quegli anni per il Papa di Roma, aveva fatto affreschi molto importanti in San Pietro in Vaticano, oggi purtroppo perduti, secondo la tradizione ha dipinto questo piccolo affresco commemorativo che ricorda questa data fondamentale nella storia dei giubilei. Ricordiamoci quindi, il primo giubileo lo ha proclamato, lo ha indetto, come si dice in gergo canonico, il Papa Bonifacio VIII Caetani, quello dell'inferno di Dante, e la sua memoria è qui nella Basilica di San Giovanni in Laterano, in questo consunto affresco attribuito tradizionalmente a Giotto. Ed eccoci dentro la navata centrale di San Giovanni in Laterano, nel suo sontuoso arredo barocco, le grandi sculture dei 12 apostoli, ma provate a immaginare l'emozione dei pellegrini che, entrando da laggiù, da quella grande porta che sta di fronte a me, entrando verso l'altare papale, verso il ciborio che sta alle mie spalle, sapevano che lassù in cima, con quelle figure dorate, circondate di argento dorato, sono niente meno che le reliquie dei protoapostoli, dei fondatori stessi della Chiesa di Roma, e cioè San Pietro e San Paolo. Sopra l'altare papale ci sono le reliquie dei principi degli apostoli, di San Paolo, fondatore della dottrina, San Pietro, il primo papa, fondatore della Chiesa. E il pellegrino, andando verso l'altare papale, emozionandosi, toccato dallo stupore, dall'emozione di fronte a reliquie così preziose, via via vedeva le statue degli apostoli, no? Gli apostoli di cui parlano i Vangeli, che sono stati i diffusori della fede cristiana. Guardiamone qualcuno, per esempio, laggiù c'è l'apostolo San Bartolomeo con il coltello in mano. La sua storia dice che venne scorticato vivo, spellato come un coniglio. Di fronte c'è San Matteo, il pubblicano, quello che lasciò il banco di cambio valute, di banchiere, per seguire Cristo. E infatti è rappresentato con il libro, perché Matteo è anche un evangelista, come anzi il primo degli evangelisti, e con un sacco di monete ai suoi piedi. Ma naturalmente dobbiamo capire anche che una chiesa come questa sollecitava le ambizioni, la vanità anche delle grandi famiglie di tutto il mondo cristiano. Avere un sepolcro qui dentro, per esempio, era considerato il massimo dello status symbol. Ecco
Papa può permettersi di avere dentro la Basilica di San Giovanni in Laterano, madre di tutte le chiese, una cappella intitolata al suo nome, a quello della sua famiglia. E quello che fece un Papa che si chiamava Clemente XII, vedete in alto in lettere dorate il suo nome, Clemente XII della famiglia fiorentina dei principi Corsini. E lui ha voluto che dentro San Giovanni in Laterano ci fosse una cappella tutta per lui e per la sua famiglia. Eccola qua. La cappella Corsini di San Giovanni in Laterano, con naturalmente i cenotafi, cioè i monumenti sepolcrali dei Corsini, dei principi Corsini, dappertutto il loro stemma, lo vedete replicato, e qui addirittura il monumento funebre in porfido e in marmi neri e in bronzo del Papa stesso, Clemente XII. Nella famiglia Corsini c'era stato anche un santo di epoche molto antiche. Venne canonizzato e i Corsini vollero nella loro cappella che ci fosse l'immagine di questo santo. Eccolo qui, da fronte a me, Sant'Andrea Corsini. È un capolavoro del grande pittore italiano del Seicento, bolognese, Guido Reni si chiamava. Questa però è la traduzione in mosaico di quel capolavoro che si trova oggi custodito agli Uffizi di Firenze. Quindi la gloria del santo, quindi la memoria della famiglia, quindi l'orgoglio di un Papa, Clemente XII Corsini, che ha voluto qui, in San Giovanni in Laterano, una cappella integralmente dedicata al suo nome e alla sua famiglia. Ancora oggi i principi Corsini di Firenze hanno il patronato di questa cappella. Si esce dall'interno della Basilica e si entra nel grandioso atrio monumentale di Alessandro Galilei, in questa classica cifra che vuole in qualche modo evocare le proporzioni della classicità romana. Ma non si poteva lasciare San Giovanni in Laterano, neppure al tempo di Papa Corsini e di Alessandro Galilei, il suo architetto, senza consegnare alla storia un ultimo omaggio a quello che è stato il fondatore di questo luogo, cioè all'imperatore Costantino, che troneggia laggiù, in quella nicchia, dove l'Augusto Costantino sembra contemplare quello che lui tanti secoli prima aveva voluto, cioè la Basilica di Cristo Salvatore sul Colle Celio. (Susurra)
quella che sta alle mie spalle è la grande facciata nuova di San Giovanni in Laterano. I romani la conoscono molto bene perché fa da sfondo al grande concerto del 1° maggio e alle manifestazioni sindacali e politiche. Dico nuova perché fu un papa del 700, Clemente XII, a farla costruire a un suo concittadino, l'architetto Alessandro Galilei, il quale la progettò e la realizzò in queste forme monumentali, tipo di ispirazione classicheggiante. Come fosse la vecchia facciata dell'antico San Giovanni lo conosciamo soltanto attraverso testimonianze iconografiche e letterarie. Ma vale la pena di essere qui, tanto perché proprio in un grande cartiglio in latino alle mie spalle, sulla sinistra entrando, si vede proclamato quello che è il ruolo di questo edificio. Questo è San Giovanni in Laterano. Omnium ecclesiarum, urbis et orbis, caput et mater. Tradotto dal latino vuol dire: questa è la chiesa di San Giovanni, che è il capo, la testa e la madre di tutte le chiese della città di Roma e del mondo intero. Questo per sottolineare il ruolo primario che la Basilica di San Giovanni in Laterano ha nell'insieme dei luoghi sacri romani. Ma vale la pena di essere qui, anche perché qui, proprio alla mia sinistra, possiamo vedere quel santuario della Scala Santa che è tuttora oggetto di una devozione costante, di una pratica penitenziale conosciuta e diffusa in mezzo al mondo. Probabilmente la scala faceva parte dell'antico Patriarchion, che era la sede del Papa di Roma. Patriarchion, una parola greca per indicare il patriarca di tutta la cristianità, cioè il Papa di Roma. Questo edificio fu abbattuto al tempo di Sisto V e venne realizzata tutta la parte che attualmente vediamo dell'area lateranense, compreso il Palazzo Vicariale, e anche il santuario della Scala Santa. La venerabile scala è stata incapsulata, se così posso dire, in questo edificio, databile appunto alla fine del Cinquecento. C'era un'antica tradizione che diceva che qui si conservava una delle più preziose, più rare reliquie della passione di Cristo. Niente meno che la scala del pretorio di Pilato. La scala che Cristo aveva percorso quando venne condannato prima dagli ebrei e poi dal procuratore romano Ponzio Pilato. Pellegrino che è salito da qui, dalla Scala Santa, in ginocchio, dopo questa dura fatica, arriva qui,
a questa grata dalla quale può vedere l'immagine di Nostro Signore. Capite che carica emotiva c'era in questo percorso penitenziale. La scala in ginocchio, la grata, di fronte a lui l'immagine acheropita, cioè il volto di Cristo non dipinto da mani umane ma consegnato ai credenti dagli angeli. E chi guarda attraverso la grata vede una scritta in latino che dice: non est in toto sanctior orbe locus. Non c'è in tutto il mondo un luogo più santo di questo. Apriamo la porta di bronzo ed entriamo nel Sancta Sanctorum, nel luogo che custodisce la vera immagine di Nostro Signore. Qui, di fronte a me, c'è la Icona Domini, l'immagine acheropita, cioè non dipinta da mani umane, ma consegnata ai credenti dagli angeli di Cristo. Tutti gli affreschi e i mosaici che decorano questa piccola cappella, perché in fondo è abbastanza piccola, sono una glorificazione e una testimonianza della Chiesa romano-cattolica, che ha qui il suo centro simbolico. L'attuale aspetto del Sancta Sanctorum, restaurato anche di recente, è opera di artisti di fine 200. Interessante vedere che cosa rappresentano queste scene da fresco, dove un pittore più o meno contemporaneo di Giotto, pittore della scuola romana alla Cavallini, dipinge in affresco alcuni personaggi e fatti fondamentali della Chiesa. Ci sono i protoapostoli qua, i fondatori della Chiesa, Paolo e Pietro. Pietro rappresentato nell'atto del suo martirio, crocifisso a testa in giù, Paolo decapitato nelle due scene alla mia sinistra in alto. Ci sono di fronte a me, ecco, nella controfacciata di questa piccola cappella, i protomartiri, i primi che hanno testimoniato la fede in Cristo, e cioè i santi martiri Stefano, lapidato, ucciso a colpi di pietra, e Lorenzo, bruciato sulla graticola, come tutti sappiamo. Mentre qua alla mia destra sono raffigurate due santi, un uomo e una donna. La santa è Santa Agnese, qui raffigurata nel suo martirio, uccisa di spada. L'altro è Nicola, San Nicola, rappresentato nell'atto della sua carità. Dice la sua leggenda che San Nicola regalò 3 palle d'oro a 3 fanciulle povere per dare loro la dote, per permettere a queste ragazze di sposarsi ed essere felici. E questo vi fa capire perché San Nicola sia poi diventato il Santa Claus, il Babbo Natale praticamente, della nostra tradizione
occidentale in questa parte del mondo. Sopra di me ci sono dei mosaici, coevi, degli affreschi, delle quali campeggia la figura di Cristo Giudice. Vede il suo volto, la sua vera immagine, l'immagine acheropita, non dipinta da un uomo ma consegnata ai credenti dagli angeli. Vede il Cristo in mosaico, il Cristo che giudicherà ciascuno di noi alla fine della nostra vita, e in alto ci sono i simboli in affresco dei quattro evangelisti: Matteo, Giovanni, Luca, Marco. Come dire che le verità della fede che qui il prete celebrante rinnova ogni giorno nel rito della messa sono certificate dai testi degli evangelisti che stanno in alto nel soffitto della volta a dominare la scena. Questo è il Sancta Sanctorum, ma bisogna sempre immaginarlo in relazione alla Scala Santa. E quanto questa devozione, questa reliquia sia celebre in tutto il mondo, in mezzo all'intero universo cattolico, lo dimostra il fatto che i restauri che sono stati fatti negli anni passati e che ancora continuano nell'intero complesso del santuario della Scala Santa sono finanziati da potenti associazioni di cattolici americani, per dire che il denaro per i restauri arriva dai quattro angoli del mondo, e questo vi fa capire quanto la cristianità sia attaccata a questo luogo e come sia devota a queste memorie.